e buon lunedì per tornare insieme a parlare di missioni e come sempre lo facciamo con Fra Raffaele Mangiacotti. Buongiorno Fra Raffaele, pace e bene. Pace e bene, buongiorno anche a voi che ci ascoltate sempre con tanta fedeltà e siamo qui ancora una volta per tenervi compagnia. Oggi tanta Africa in questa puntata, con la sua bellezza e le sue ferite che purtroppo sono tante. Avremo modo di parlare di diversi problemi e lo faremo collegandoci con Suor Elvira Tutolo nella seconda parte, missionaria in Centrafrica, dove ha creato l'ONG Kizito che si occupa del recupero dei minori sottratti alle bande armate, il cosiddetto fenomeno dei bambini soldati. Questa piaga che tutti conosciamo. Suor Elvira ne ha salvati tanti, Fra Raffaele, poi tu tra l'altro la conosci la sua storia, l'hai anche incontrata e ha ricevuto nel 2019 anche il riconoscimento di commendatore al merito della Repubblica Italiana. E poi ci collegheremo con il nostro Don Nazareno Galullo in Benin, chissà dove sarà, lui fa sempre questi collegamenti come dire nel cuore della quotidianità dei luoghi dove opera. E tu questa mattina ci hai portato una galleria fotografica molto particolare e molto significativa, perché ricorda e racconta la tua esperienza di missionario e anche tutti i progetti che le missioni Padre Pio stanno facendo, hanno fatto nel corso degli anni in queste terre. Allora guardiamo, chiediamo alla regia di mandarci un po' di foto, così magari le commentiamo insieme, tu insomma che hai i tuoi ricordi. Quanti sono i progetti delle missioni Padre Pio? Ricordiamo che le missioni Padre Pio operano in Chad e in Centrafrica. Beh, innanzitutto i progetti sono soprattutto quelli sociali che riguardano un po' l'educazione, la scuola, la costruzione di scuole, ma anche progetti come dire dell'acqua, dei pozzi, perché tutto questo è importante perché migliora, ecco, la vita dell'uomo. Se prendiamo per esempio il fatto dell'acqua, l'acqua sappiamo che è l'elemento vitale, senza l'acqua non ci può essere la vita. Io ricordo sempre con grande tristezza quando uscivo la domenica che andavamo a messa con la suora Eugenia, che abbiamo avuto anche la maniera di intervistare ultimamente dal Brasile, ecco, vedevamo sempre questa scia di donne che dovevano correre a prendere l'acqua e facevano anche tantissimi chilometri. E allora l'acqua dove la prendevano poi? Noi vediamo anche nelle immagini all'inizio, no, nella sigla, quelle donne che stanno prendendo l'acqua, lavano e sono in un piccolo stagno ed è lì che fanno, diciamo, lì ci bevono i bue, poi vanno a lavarsi, poi bevono anche quest'acqua e ci sono poi tantissime malattie. Malattie proprio soprattutto a livello intestinale. Certo. Ecco perché allora fare dei pozzi artesiani, dei pozzi, perché il problema loro lo fanno, scavano anche quando i villaggi, no, sono sempre costruiti intorno a qualche piccola oasi, però non sempre tutto l'anno c'è quell'acqua. Certo. E poi devono scavare per trovare un po' di acqua e fango che devono filtrare, devono far bollire per poterla anche bere. Ecco, allora la costruzione di tanti pozzi artesiani ha salvato anche tanti villaggi e soprattutto tanti bambini. Ecco, e questo penso che sia una cosa prioritaria tra i progetti, perché avere un pozzo, una fontana dove esce una bellissima acqua, acqua pulita, è importante per salvare la vita. Ma poi abbiamo ancora tanti progetti. Ecco, io ricordo che prima di passare agli altri progetti, Fra Raffaele, mentre tu parlavi e raccontavi dell'importanza di un bene che per noi è scontato, che è quello dell'acqua, che sprechiamo tanto, mi stava venendo in mente proprio sabato scorso c'è stata la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che ci ha raccontato
dato, insomma, che purtroppo dopo 2 anni in cui la freccia dello spreco era tornata, diciamo, aveva iniziato a scendere, ora c'è una risalita, si spreca cibo, anche se dobbiamo dire che l'Italia comunque fortunatamente rimane un paese virtuoso tra gli 8 che facevano parte di questa analisi e di questo studio, si spreca tanta acqua anche, quindi quando noi poi sentiamo le tue storie, le storie insomma di quei posti in cui l'acqua davvero diventa un bene raro, e ci rendiamo conto anche di quanto sia prezioso e di quanto sia importante. Sia prezioso come, esatto, l'oro, tante volte, proprio come l'oro è importante avere l'acqua. Dicevi poi degli altri progetti di cui stavi accennando prima che, sì, ti interrompessi. Io penso anche che un altro progetto importante, ecco, per cambiare anche tante volte la sorte di un paese povero, è investire molto nell'educazione, nelle scuole soprattutto, perché le scuole, ecco, salvano bellissima questa foto, ecco, a proposito di scuola, ecco. Questi sono i bambini piccolini alla scuola, l'asilo nido, diciamo, mm-hmm, e sono tenute proprio dalle suore della carità, le consorelle di questa suora che intervisteremo oggi, che stavano lì a BAM, ecco, e il loro dispensario anche della salute. Ecco, dicevo, il fatto delle scuole, perché può cambiare la vita di tanti giovani, strapparli anche dalla miseria e la povertà. In tanti villaggi, qual è il futuro di un giovane? Quello di pensare solo ad andare ai campi, ma il campo, anche se tu raccogli, fai un buon raccolto, ma non sarà mai sufficiente per viverci tutto l'anno bene, per vivere bene. Ecco, allora tante volte loro preferiscono migrare, andare in altri paesi, il loro sogno soprattutto dal Chad, passare al Camerun o altri paesi vicini, le grandi città, e abbandonano tutto, abbandonano anche la terra dei loro padri, dei loro antenati, ecco, diciamo. Ecco perché è importante. Monsignor Rosario Ramolo, no, parlava ultimamente che stanno costruendo anche delle scuole cattoliche che già avevamo a livello delle scuole elementari, e adesso stanno costruendo a livello anche come le scuole medie, il liceo. Ecco, per dare tutta una fascia, per coprire tutta una fascia. Per una generazione. Sai che cosa mi viene in mente? Sai qual è una cosa molto triste anche, fra Raffaele? Tu fai riferimento giustamente al fatto che poi tanti ragazzi, tanti giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra. E lo fanno sperando di potersi costruire un futuro migliore. Purtroppo per tanti non è così, arrivano qui e trovano un altro inferno. Allora, domani c'è la giornata mondiale di preghiera e riflessione proprio contro la tratta delle persone, degli esseri umani, e in particolare le donne, ma anche giovanissime, anche bambine, che finiscono nella rete della prostituzione. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo quello che proprio ieri il Santo Padre nel corso dell'Angelus ha detto a proposito di questa giornata che sarà appunto celebrata domani. E martedì prossimo, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchita, si celebrerà la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Questa è una ferita profonda, infetta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza alcun rispetto per la persona umana. Tante ragazze le vediamo sulle strade che non sono libere, sono schiave dei trattanti che la mandano a lavorare e se non portano i soldi le picchiano. Oggi succede questo nelle nostre città. Pensiamoci sul serio. Davanti a queste piaghe dell'umanità esprimo il mio dolore ed esorto quanti ne hanno la responsabilità ad agire in modo deciso per impedire sia lo sfruttamento
sia le pratiche umilianti che affliggono in particolare le donne e le bambine. E queste le parole di Papa Francesco fra Raffaele, parole che insomma ci innanzitutto ci portano al cuore, alla conoscenza dell'esistenza di questi fenomeni che spesso insomma sono anche poco conosciuti e invece è fondamentale parlarne, no? Certo, e io ricordo anche quando ero in Africa missionario, quante storie triste di bambini che venivano anche vendute, ma vendute per modo di dire, dai propri genitori, perché per guadagnare un bue, per guadagnare qualche cosa che fosse per il sostentamento della famiglia. Ecco, ricordo anche che c'erano quei fenomeni, soprattutto nella parte dell'est del paese del Chad, dove sentivamo queste storie. Dei bambini che venivano anche a volte rapiti da questi stessi pastori, nomadi, e li vendevano ad altre tribù. Altri bambini che finivano proprio nelle mani dei ribelli, e quindi che diventavano questi bambini soldati, che non ritrovavano più anche i genitori quando si mettevano alla ricerca, perché quelli che venivano affidati ai pastori per un anno soltanto, dopo, allo scadere dell'anno, quei bambini non li hanno mai più ritrovati. E ci sono tantissime storie, proprio la suora Eugenia, che, come dicevo prima, no, che abbiamo intervistato l'altra volta, lei conosceva tantissime storie di cui alcuni ragazzi che erano proprio della sua famiglia, che finirono proprio in questa rete e che non hanno mai più ritrovato. Davvero terribile, soprattutto se pensiamo che parliamo di bambini, quindi davvero sono fenomeni strazianti e sui quali diciamo l'Occidente dovrebbe accendere maggiormente i riflettori. E a proposito dei bambini soldato, ne parleremo, come tu ricordavi, subito dopo l'interruzione pubblicitaria, collegandoci proprio con Suor Elvira Tutolo, missionaria appunto in Centrafrica. Adesso diamo la linea alla regia e poi torniamo ancora insieme. Eccoci qua, come promesso, apriamo questa pagina davvero importante. Siamo contenti di avere ospite Suor Elvira Tutolo, che si occupa da tanti anni davvero di salvare la vita a tanti bambini. Ma partiamo da questo video, così entriamo subito nel suo mondo. Guardiamo insieme questo video. Eccola qua, Suor Elvira, che ci ha confessato che quando sente la musica non riesce a stare ferma. Buongiorno, Suor Elvira. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Sì, è vero. Ecco, qui c'è anche fra Raffaele Mangiacotti, facciamo anche una piccola carrambata, perché mi diceva proprio poco prima di entrare in diretta che vi siete già conosciuti diversi anni fa. Allora lascio anche che vi salutiate direttamente. Buongiorno sorella, penso che abbiamo una cosa in comune comunque, perché anch'io ogni volta che celebravamo la messa, la comunione, dovevo sempre ballare. Quindi ah, è una cosa questo bella. Non ce l'avevi mai raccontato, allora qualche giorno ti faremo ballare qui in diretta fra Raffaele. No, ma le danze africane. Allora, Suor Elvira, grazie. Noi siamo davvero contenti di averti qui. Intanto io spiego a chi ci sta seguendo che tu sei una missionaria delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Turè e hai fondato a Berberati la ONG Kizito, che gestisce il centro Uotoro. Io non so se pronuncio bene, ecco qua, ti hai messo il tuo cappello, perfetto.
In questo centro appunto nella Repubblica Centrafricana vi occupate del recupero dei minori sottratti alla strada, alle bande armate, parlavamo appunto dei bambini soldato. E tu ne hai salvati davvero tanti. Da quanti anni sei lì? Sono 20. Prima sono stata in Chad 10 anni, poi un anno a Yaoundé e adesso sono 20 qui a Berberati, adesso da 2 anni sono alla capitale. Allora, suor Elvira, intanto facciamo capire a casa, quando parliamo di bambini soldato, di che età parliamo per capire davvero il dramma del fenomeno. Ma io avevo un'amicizia, tra virgolette, con il loro capo della regione, perché con i primi che assalitori, con i Seleka, quelli che mi avevano aggredito, non c'era possibilità di dialogo. Invece nella organizzazione dell'altro gruppo, gli Andibalaka, il capo era una mia antica conoscenza. Proprio per questo gli ho detto: guarda, tu fai quello che vuoi, però i minori ce li riporti qui a Berberati. Prima mi ha portato un foglio con una lista, ho detto forse non ci siamo capiti, e gli ho ammollato un ceffone. Ho detto no, io non voglio la lista, voglio che tu riporti fuori i ragazzi. Allora dopo una settimana è tornato con 150. Allora che età? Possiamo dire in media così intorno ai 13-14, ma ce n'erano anche di quelli più piccoli ed anche delle ragazze. Quindi davvero è un dramma, e quindi salvare queste vite davvero non solo è una missione straordinaria, ma è anche faticoso e non facile. Ma tu hai ricevuto nel 2019 il riconoscimento di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Allora, io non ti conosco molto bene, però ho avuto modo di conoscerti in questi giorni che dovevamo organizzare questo nostro collegamento, e davvero la tua forza, la tua energia, è arrivata tutta, insomma. Quando hai ricevuto questo riconoscimento, sono curiosa di sapere che cosa hai pensato, come hai vissuto questa medaglia, ecco. Un giorno ricevo una telefonata, qui siamo dal Quirinale, la chiamiamo per dargli una bella notizia, io dico: beh, dica. E lei così è stata nominata per questo. Dico: guardi, non discutiamo proprio, perché io in questo momento non posso venire, perché appunto era una situazione difficile, chiamate la mia congregazione. Non ho fatto manco in tempo a finire. La sera mi chiama la madre generale, dice: ma tu chi ti credi di essere, di rifiutare una cosa così? Ho detto: beh, io tra l'altro non c'ho manco i soldi per il viaggio. No, questo non ti devi preoccupare, insomma. Dal rifiuto praticamente poi sono andata a Roma, e la gioia delle suore, la gioia di tutti, la gioia, perché anche qui insomma hanno capito, certo. I ragazzi mi hanno accompagnata all'aeroporto, così solo hanno detto soltanto: però dopo rivieni, dopo il premio. Solo che loro pensavano che questo premio era collegato anche a una busta. A una donazione di denaro, invece no. Però comunque è un bel riconoscimento, insomma, è ammirevole la tua umiltà, no? Quando dici: io ho talmente tante cose da fare che non ho neanche il tempo di andare a ritirare questo premio. Però ora al di là, insomma, è sicuramente stata una bella soddisfazione, anche perché noi lo diciamo sempre in queste puntate, suor Elvira, il bene è sempre poco raccontato. Perché, come tu dimostri e testimoni, chi fa del bene poi è talmente impegnato a farlo che non ha tempo per il resto. È caduta la linea di suora Elvira, allora cerchiamo di recuperare la sua connessione Skype. Intanto vogliamo dire, fra Raffaele, che il villaggio di Suor Elvira, questo centro, ecco, questa ONG Kizito, questo centro in Centrafrica, adesso è anche una ONG che si occupa anche di essere un posto alternativo al carcere per i minori, perché lì, come tu sai, il carcere non è distinto tra carcere minorile e carcere appunto per adulti. Quindi loro ricevono anche
anche questi ragazzi in alternativa, ecco, alla pena da scontare in carcere, quindi davvero una, come dire, un posto prezioso, perché poi c'è tutto un progetto di rinascita, c'è tutto insomma un progetto anche di lavoro, di integrazione, per insegnare anche a questi ragazzi a costruirsi un avvenire, quello che dicevamo anche prima, no? Certo, ma io penso che qui vede la provvidenza di Dio come arriva subito. E immagino quando gli hanno portato questi 150 ragazzi con il camion e se li è trovata anche a sfamare, a far mangiare, a vestire. Ecco, è stato un gesto veramente eroico e bellissimo. Allora io capisco la sua gioia, perché quella gioia che lei ha provato anche nel ricevere questo titolo di commendatore da parte del Presidente della Repubblica, e la gioia anche che compensa tante volte quegli insuccessi che possono esserci in tanti altri missionari, perché non lo dobbiamo dimenticare che non è facile, ecco, fare il missionario, far passare certe idee che sono idee del Vangelo e che li devi calare poi in quella realtà, non è sempre facile. Ecco, allora questa suora che ha avuto veramente questo coraggio, e con i sacchi sono certamente quelli del miglio, della manioca, che servono certamente per mangiare, e penso che è un'esperienza bellissima che questa suora sta portando avanti. Poi, per collegarci anche a una parola che abbiamo tanto sentito in queste giornate, dignità, che è stata ripresa più e più volte nel discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appunto nel corso del suo giuramento per questo nuovo settennato di Presidenza della Repubblica. Lei mi diceva anche che la cosa importante, il lavoro che lei cerca di fare, dice: noi missionari non dobbiamo sostituirci alle persone lì del posto, ma dobbiamo consegnare appunto gli strumenti perché queste persone riprendano in mano la loro vita con tutta la pienezza della dignità. Quindi certo, anche questi ragazzi, appunto. Certo, penso che quello è il loro fine. Loro gli danno anche una educazione, gli fanno capire che la vita non è, ecco, è ritornata la suora, che la vita non finisce così, ecco. Ecco, suora Elvira, noi mentre cercavamo di recuperare la connessione con te, ci siamo fortunatamente riusciti, parlavamo di quello che ci siamo detti. Tu nella nostra chiacchierata mi dicevi: noi non dobbiamo sostituirci mai alle persone del posto, e dobbiamo comunque metterli in condizione di vivere appieno la loro vita, al pieno della loro dignità. È per questo che anche nel vostro centro sono tante le iniziative fatte proprio per insegnare dei mestieri e per garantire un futuro a questi ragazzi, no? Sì, intanto voglio dire che l'interruzione era stata per la corrente. Ecco, cioè questo... è andata via la corrente elettrica, non era la connessione. L'avevamo perché previsto. Qui danno l'elettricità per ore. Sì. E quindi tutto all'improvviso è andata via. Sì, sì, questo aspetto qui del far crescere e non di assistere, è molto molto importante, soprattutto per i giovani. Cioè, se c'è uno malato di AIDS, lo aiuti, nel senso che certo, non ha più le forze. Ma la nostra fondatrice, proprio Santa Giovanna Antida, la fondatrice Suora della Carità, diceva che occorre far il vero bene: quando vuoi bene a una persona, lo aiuti a crescere perché diventi lui stesso autonomo nella sua vita. Quindi questa è la direzione. In questo senso, quando uscivo la notte, le prime volte che uscivo di notte, da sapere appunto che non c'era elettricità, con la torcia, sono stata scioccata da questi bambini appunto per terra su un pezzo di cartone. La domanda dei miei accompagnatori, che poi sono diventati papà Chisito, è stata questa: di creare un orfanotrofio. Ecco. Il mio no
fatto scattare questo progetto veramente bello, progetto di Dio, Ecco, perché ricordiamo noi ONG siamo Chi Dito, strumenti. ricordiamo il nome, così anche chi ha voglia di approfondire le vostre attività, la vostra storia, la storia di questi papà Chi Dito, perché tu sei aiutata comunque anche insomma, da queste figure importanti. ONG Chi Dito, per chi appunto vuole approfondire, può andare su internet e trovare il vostro diciamo, sito. Noi purtroppo, Sor Elvira, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però siamo contenti anche per l'interruzione, perché anche quello ci racconta la vostra vita lì, che quello che per noi è scontato, come può essere appunto la luce, l'energia elettrica, lì da voi comunque non è mai, come dire, una Non è garanzia. scontato. E grazie davvero, Sor Elvira, per essere Magari stata con noi. una prossima volta Grazie possiamo approfondire questo a voi. Ecco, fra argomento. Raffaele ti strappa la promessa di una nuova, di un nuovo collegamento per continuare a raccontare il tuo lavoro. Ok, pace e Sì, bene, sorella. vorrei soltanto chiedervi di intercedere una piccola preghiera a Padre Pio, perché Assolutamente. stiamo vivendo un momento molto molto difficile e credo che lui possa capire e intervenire. Grazie a Certo, tutti di certo. cuore. Grazie, Sor Grazie. Elvira. Certamente non faremo mancare le nostre preghiere per te e per tutti voi lì. Grazie davvero. È molto bella questa testimonianza. Sor Elvira davvero ha una carica pazzesca e ne ha di storie da raccontare. Il nostro tempo è limitato, però giustamente come hai detto tu, magari torneremo a parlare ancora con lei. Ora diamo la linea alla regia per una brevissima interruzione e poi torniamo ancora qui. Eccoci qua, torniamo per l'ultima tappa del nostro viaggio in Africa di questa puntata e ci colleghiamo con Don Nazareno Galullo dal Benin. Eccolo qui, buongiorno Don Nazareno, ci senti? Noi ti vediamo così Buongiorno, in buongiorno, movimento, sei in macchina, dove ti mi chiedo solo trovi? scusa, mi fermo subito, Ecco, anche perché secondo se lo guidi stacco, e come parli al parla? telefono diamo un messaggio, come dire, sbagliatissimo. No, ma Allora, io sono. fermiamoci un attimo e Io sono. Fermiamoci qua perché io sono in una parte privata, quindi. eccoti qua. Allora, adesso non lo sentiamo più. Allora, in attesa, ecco qua, è uscito dalla sua auto, tutto rigorosamente in diretta, così come È siamo vero. abituati con Don Nazareno. Allora sì, inquadriamolo pure, almeno raccontiamo anche a casa che Salve. sta succedendo. Allora, eccoti qua, adesso ti vediamo fuori dalla tua auto, Sì. con un bellissimo Sì, siamo sole, se fuori non dall'auto. sbaglio. Ma c'è talmente tanto sole che abbaglia e Ecco. quindi dobbiamo accettare che a livello visivo non c'è proprio un bel contrasto. Però dai, alla fine qui è sempre molto bello. Io sono adesso sempre al nord, nella Tacorà, in una zona montuosa e collinosa, ma piena piena di verde, quindi mi trovo in questo E momento proprio di tanti in questo manghi ambiente. dietro di te che vediamo che abbiamo tanto voglia di mangiare. Io sono a Tucuntunà, ciao padre Raffaele, Ciao. eccoli qua i manghi. Eh sì, li vediamo. Proviamo a inquadrarli Eccoli perché qua, che come sono meraviglia. Vedi, belli. fra Raffaele ha subito riconosciuto i frutti di quella terra. Io, nella mia ignoranza, non ci sarei mai arrivata. Grazie per averci, come dire, fatto notare questo particolare. Don Nazareno, noi in questa puntata stiamo facendo una specie di viaggio in Africa. Siamo partiti dall'inizio con i racconti di fra Raffaele, poi siamo andati in Centrafrica dove c'è Suor Elvira Tutolo, non so se tu la conosci o hai sentito parlare di lei, che con la sua ONG ha salvato 150, oltre 150 bambini soldato sottratti alla guerra. E allora abbiamo definito questo viaggio in questo paese straordinario che è l'Africa, con le sue bellezze, ma con tante ferite anche, no? Eh beh, le ferite africane hanno una duplice, sicuramente una duplice causa. La più grande, purtroppo, dobbiamo ammetterlo, è dovuta alla storia, che è una storia fatta di violenza, di sopruso, di sottomissione.
un po' quello che il Papa diceva ieri sera in una trasmissione, una trasmissione da Fazio, cioè quando si guarda dall'alto e si domina. Ecco, l'Italia è un paese guardato dall'alto, l'Europa, i paesi occidentali guardano, e adesso la Cina, guardano l'Africa dall'alto, ma non tendono la mano per rialzarla. Chi tende la mano sono poche realtà. Ecco, questa onlus di questa suora, per esempio, o tante altre realtà, tendono la mano laddove altri non la tendono, oppure laddove altri danno una mano e con l'altra però prendono. E questo è stato fatto con l'Africa. Quindi delle ferite che si sanano grazie a questi esempi belli che non devono mancare, che sono gli esempi dei missionari, gli esempi di chi dà la vita, gli esempi di chi davvero aiuta senza avere niente in cambio, perché questo è importante. E tu hai citato Papa Francesco, Don Nazareno, e noi abbiamo visto prima, tratto dall'Angelus di ieri, un passaggio che riguarda proprio quella che ricorrerà domani, ovvero la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. E Papa Francesco ha parlato ovviamente di una ferita profonda, di piaghe dell'umanità, e di questi fenomeni che riguardano lo sfruttamento soprattutto di donne e bambine. E prima parlavamo anche con Suor Elvira dell'importanza della dignità, di dare, e lei ci diceva, noi missionari, così come quello che sicuramente fai anche tu lì, non dobbiamo sostituirci a loro, dobbiamo, come dire, fare in modo che loro riacquistino la loro dignità per riprendere in mano la loro vita, no? Esattamente, c'è un rischio che nella missione si corre, ed è giusto correre, ma bisogna conoscerlo, che è il rischio appunto di sostituirsi, è il rischio di dare il pesce anziché la canna da pesca, per dirla con un detto antico. È un rischio da correre, perché per la paura di non correre il rischio, che facciamo? Vabbè, lasciamo le missioni, lasciamo l'Africa. No, il rischio lo andiamo a correre, ma conoscendolo, cercando davvero di integrarci con le realtà locali. Non è facile, perché è una mentalità differente, ci sono tempi diversi, qui i tempi sono differenti rispetto ai nostri, europei o occidentali, ma bisogna cercare una integrazione, lavorare insieme. Per esempio, noi come Chiesa cerchiamo di lavorare insieme anche al clero locale, io dico come prete, ma anche ai laici. Ci sono realtà locali che fanno tanto bene anche all'Africa, che non hanno magari tutto il supporto che viene dalle grandi agenzie onlus internazionali che aiutano, che però sono importanti, che fanno tanto e sono nascoste. Non è vero che l'Africa non sa camminare da sola, ha solo bisogno di essere affiancata. Io questo credo che sia il messaggio più bello che possiamo dare noi missionari e quando siamo qui. Noi non veniamo a fare niente di che, cioè non siamo quelli che vengono a portare il benessere e la salvezza. Dobbiamo dimenticare questa idea folle di chi è venuto a salvare, cioè qui per millenni sono andate avanti da soli. Ora noi possiamo cercare di, tra virgolette, io dico, riparare un danno che abbiamo fatto, e a livello evangelico possiamo sicuramente offrire quella mano che tocca il samaritano che è per strada, e toccarlo insieme a loro, toccarlo insieme agli africani. Noi siamo ospiti qui, dobbiamo sentirci degli ospiti, non dei padroni, come purtroppo per tanto tempo gli stessi africani ci hanno fatto sentire. Io inorridisco quando dicono: ah, tu sei bianco, sei fortunato. E io non lo so, perché questa fortuna io non l'ho cercata. Io cerco di dire: ah, guarda, non c'è differenza tra bianco e nero. Ora io posso darti una mano e te la do, un domani la darai tu a me. E cerchiamo di entrare in questo scambio, in questa osmosi di relazione che è bellissima. A proposito di osmosi, Raffaele, tu volevi chiedere qualcosa? Dopo. A proposito di osmosi, Don Nazareno, che cosa ti ha... tu sei arrivato lì e come succede sempre, io immagino sia successo anche a te, non so, si arriva in un posto magari con un'idea e poi c'è qualcosa che ti stupisce, qualcosa che ti colpisce, che ti sorprende. A te è successa questa cosa? Se è successa, che cos'è che ti ha colpito e che cos'è che ti è entrato nel cuore?
Hai detto bene, Tonia, effettivamente si viene con delle idee, è giusto averle, ma avere anche il coraggio di sparigliare le carte, perché tu metti delle carte e poi il vento te ne fa delle altre. E io quello che ho trovato, che mi ha colpito, è stata la necessità e la mancanza qui di non tanto di viveri o di beni di necessità, benché siamo in tempo di carestia, vabbè, questo è tutto un altro problema. Ma ho trovato proprio il bisogno di cultura, di crescere nello studio, di sapere, la voglia di poter studiare, che io non conoscevo. Cioè, io ho conosciuto tanti giovani, io quest'anno celebro 25 anni di sacerdozio. Nel mio percorso sacerdotale ho conosciuto giovani sfaticati, giovani che organizzavano gli scioperi, vabbè, anche giovani bravi, ma voglio dire, non ho mai visto dei ragazzi che sono venuti a dirmi: padre, aiutaci a studiare. No, io ho trovato gente che magari voleva il contrario. Cioè, da noi un pochino abbiamo un po' banalizzato anche la pastorale giovanile, e qui la pastorale giovanile è una pastorale fatta di queste attenzioni. Questo mi ha un po' colpito, perché non me l'aspettavo. Oppure, per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito qui in Africa, non so se anche padre Raffaele ha avuto un'esperienza simile, delle persone che sono venute da me non a chiedermi delle cose, benché ce ne siano tante che chiedono, ma persone che mi sono venute a chiedere di parlargli di Gesù, di raccontargli del Vangelo, di conoscere bene come funziona la liturgia. Questo mi ha colpito, perché io ero abituato come parroco anche nel paesino dove sono stato per 10 anni, sul Gargano, a gente che ti veniva a trovare per il certificato, per l'idoneità al battesimo, anche se magari questa idoneità non era possibile, gente che veniva a chiederti soldi per le sciocchezze più importanti. Qui c'è anche tanta dignità nel chiedere, per cui non è che ti vengono a chiedere subito le cose, devi anche intuire che magari c'è quella famiglia che non può mangiare, ma ti chiedono questo, ti chiedono: ci racconti un po' la parabola, abbiamo sentito che c'è una parabola che si chiama del buon pastore, ce ne parli? E io: ma veramente, aspetta, sì, ve ne parlo, ok, sediamoci sotto un mango che si sta sempre all'ombra e iniziamo a parlare, ad ascoltare, a vedere che cosa suggerisce quella parola. Queste sono esperienze che io non conoscevo. È successo anche a te, fra Raffaele, questo? Hai notato anche tu questa... Non troppo nel Chad, ma nel Benin sì. Nel Benin venivano molti a consigliarsi e a chiedere anche spiegazione sulla parola di Dio. Quando sono i 2 anni che ho fatto lì, questa esperienza è stata forte. Allora, con questo sottofondo, questo è una verso, pendarde. Ecco, adesso fra Raffaele ormai abbiamo capito che riconosce piante. Tutti i suoni dell'Africa. Questo che suono è, fra Raffaele? Aiutaci. È una pendarde, si chiama. Ma una gallina tipo tacchino là. Tu la vedi, Don Nazareno, riesci a vederla? Ma no, no, io non la vedo. No, sentiamo. L'abbiamo vista prima passare, Ah, ecco, fra Raffaele è riuscita anche a vederla. Aspetta. Eccola, l'ho vista adesso. Vediamo okay. Se riesco a inquadrare. Eccola là, dietro di eccola te. Eccola lì, là, perfetto. Eccola. Bene, allora, abbiamo anche un po' giocato. Non sono un bravo cameraman, ma riesco a inquadrarla, dai. Hai presente quel gioco nomi, cognomi, ecco, animali? Fra Raffaele è un campione, li indovinerebbe tutti. Allora, grazie tutti. Don Nazareno, per essere stato con noi anche oggi. E speriamo di rivederti presto, perché ci piace sempre tanto entrare lì, insomma, nel tuo siamo mondo. Sempre qua e con il cuore, però ogni tanto, insomma, si torna anche in Italia, dove abbiamo tanti affetti e non possiamo dimenticarli. Siamo qui ospiti graditi e cerchiamo di fare quello che è il nostro meglio. Grazie Don Nazareno, grazie Don Nazareno, un saluto. Ciao. Allora, fra Raffaele, secondo me tu ci vuoi tornare in Africa, ogni tanto proprio magari. Sento questo richiamo, cioè mi sembra davvero, vabbè, chissà, come dire, che non succeda anche, e magari ci andiamo tutti insieme, alla fine di questo nostro programma, alla fine di questo nostro percorso, andiamo a conoscere questo posto che... Andiamo a fare un programma in diretta dall'Africa. Esatto, e allora, grazie fra Raffaele per averci accompagnato anche oggi. Grazie anche a te. E grazie a tutti voi per averci seguito e, Comandanti sulle strade del Vangelo, ci rivediamo lunedì prossimo.